Dal 20 marzo a Pescara, la domenica e i giorni festivi torneranno a pagamento le soste dell'area di risulta, ma non è tutto perché lo stallo a pagamento riguarderà anche altre zone del centro città. L'ordinanza prevede però soste gratuite per mezzi elettrici e sconti per le auto ibride. La decisione del comune di imporre il pagamento su una serie di parcheggi cittadini non è andata giù alle associazioni di categoria come Confesercenti. Questa scelta, senza aver preventivamente potenziato i trasporti pubblici, rischia di essere la concausa della morte del commercio urbano. Stiamo uscendo da una pandemia di 2 anni e siamo nel pieno di una guerra inquietante alle porte dell'Europa. Scegliere questo preciso momento è sfiancante, commentano il presidente Marina Dolci e il direttore Gianni Taucci. È facile immaginare che le famiglie alle prese con il caro benzina, dovendo scegliere fra il centro urbano con i parcheggi a pagamento e i parcheggi gratuiti dei centri commerciali, sceglieranno la via più semplice per risparmiare, spiegano. Quindi non comprendiamo davvero la ragione di questa scelta. Scegliere di mettere i parcheggi a pagamento anche di domenica, quando l'orario degli autobus viene ulteriormente ridotto, vuol dire solo imporre una tassa aggiuntiva sui consumatori. A lasciar basita Confesercenti non è solo la sostanza, ma anche la forma. Nessuna di queste scelte è stata condivisa con le associazioni di categoria.